Ecco, siamo nella mostra delle edizioni straniere di Montale, della collezione che appartiene a Bianca Montale, e siamo qui davanti alla bacheca più curiosa, che presenta le traduzioni più esotiche di Montale nelle lingue orientali. Abbiamo il coreano, il turco, una traduzione anche in georgiano e in lettone. E la domanda che viene subito spontanea a Bianca Montale, che è stata nipote di Eugenio Montale, studiosa, storica, è questa. Ma come è cresciuto in questi 30 anni dalla sua morte la fama di Montale nel mondo? Ma probabilmente è dipeso anche in partenza dall'avere Montale così ottenuto il premio Nobel nel 1975, però c'è anche da dire che in precedenza c'era soprattutto nel mondo colto una notevole conoscenza. Per fare un esempio, quando Montale ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università di Cambridge, in una dotta dissertazione tutta in latino, i colleghi inglesi lo hanno chiamato Maximum Italiae Deus, questo prima che ottenesse il nome. Questo è stata una conoscenza soprattutto nel mondo della cultura, e c'è da dire che le edizioni successive sono spesso edizioni così. Non sempre l'opera omnia, noi abbiamo l'opera omnia in francese che è datata da molti anni sì. Prima rispetto al nome, quindi c'è già un riconoscimento. Sì, negli anni 60. La Francia del resto già nel 59 gli aveva conferito una legion d'onore, quindi c'era un apprezzamento particolare nei suoi riguardi. C'è da dire che nella fase successiva, essendo diventato un classico, anche in edizioni che ovviamente erano edizioni così un po' non tutte particolarmente importanti, non tutte comprensive di gran parte delle sue opere, noi abbiamo avuto veramente un allargarsi della conoscenza alle uomini di cultura di vari paesi, non soltanto europei, ma di varie parti del mondo. E questa collezione, che è assolutamente così parziale, perché ovviamente una gran parte delle opere precedenti alla scomparsa di Montale non appartengono a me, ma si trovano altrove, penso tutte quante però alla Mondadori, perché la Mondadori, ottenendo i diritti, ottiene anche copia delle varie pubblicazioni all'estero, e la gran parte di queste opere sono al di fuori di questa collezione, che tuttavia è importante per dimostrare come Montale sia un classico ormai nel mondo della cultura, e quindi le antologie, le opere che escono periodicamente nei vari paesi non possono non tenerne conto. C'è sempre questa sua presenza, una presenza veramente importante. Sì, infatti, intitolando la mostra, è venuto in mente di chiamarla La poesia di Montale nelle lingue del mondo, perché sono proprio rappresentate tutte le lingue del mondo. Bianca Montale prima parlava delle edizioni francesi che datano dagli anni 60, e l'editore Gallimard, cioè il più importante editore di Francia, l'editore di Montale. Poi ci sono anche editori minori che hanno pubblicato delle deliziose plaquette in francese, ma molto importanti sono le traduzioni in lingua inglese, che sono qui documentate. Cioè Jonathan Galassi, che è il maggiore italianista americano, un grandissimo studioso, che ha tradotto tutto Montale in una monumentale edizione, e poi appunto tutto Montale anche nei Penguin, negli economici. L'udienza internazionale di Montale certamente è impressionante. Ne abbiamo magari anche noi qui in Italia soltanto un sentore in qualche modo limitato rispetto a tutto quello che forse quotidianamente si scrive su Montale delle varie parti del mondo. E la mostra appunto documenta questa presenza, che è così consistente nelle grandi lingue, il francese, l'inglese,
lo spagnolo, il catalano, abbiamo messo a fronte infatti la traduzione delle occasioni in castigliano e quella in catalano, in portoghese, in rumeno e nelle varie lingue della Jugoslavia. La bacheca è legata alle varie lingue della ex Jugoslavia, dove le traduzioni sono in tutte le lingue. L'ultima di pochi mesi fa è in macedone. Ed è imminente una traduzione in bulgaro, mi dicevi Bianca. Sì, che dovrebbe uscire presto. Quindi proprio la rappresentazione è assoluta. La mostra poi ha delle piccole postille rispetto alla collezione di Bianca Montale, proprio per rappresentare l'universalità delle lingue. È stata esposta la traduzione latina della Bufera, una delle poesie più importanti di Montale, col titolo Nimbus, che fece Fernando Bandini, un grande poeta veneto, che fu molto, la poesia fu occasionata in un'occasione appunto di studi degli anni 70, ma piacque molto a Montale, che la volle inserire nella nuova edizione del suo quaderno di traduzione in conclusione. Così come c'è una traduzione di uno dei mottetti fatta da Irma Brandeis, cioè Clizia, la dedicataria dello stesso mottetto, e uno il mottetto famoso di Sottoripa in lingua neogreca fatto da Margherita Dalmati, una grande clavicembalista e traduttrice e anche un personaggio di Botte risposta 3, una poesia di nuovo molto importante di Montale. Quindi anche le lingue classiche, il latino o il neogreco, sono rappresentate in questa mostra. Un'altra domanda, visto che siamo in questi giorni, è mancata 2 giorni fa Gina Tiossi, la fedelissima diciamo governante di Casa Montale, che ricordi avevi Bianca di questa figura? Gina è stata veramente un personaggio importante, assolutamente direi fondamentale nella vita di Montale, perché a partire dagli anni giovanili mi è sempre stata vicina con grande discrezione, con grande dignità, con grande affetto, come una figlia, ed è stata veramente un personaggio che emerge spesso anche dalle sue poesie. La Gina è stata una persona veramente eccezionale, perché al di là, come ovvio, della sua modestia cultura, aveva una grande umanità, una grande signorinità, sapeva stare al suo posto, non aveva mai atteggiamenti sbagliati, aveva grande comprensione e soprattutto una vicinanza non solo ovviamente fisica per quell'assistenza che ha prestato a Montale soprattutto negli anni tardi, ma anche e soprattutto così, essendo vicina ai suoi problemi, alle sue vicende, alle sue aspirazioni, una persona che io non riuscirò a dimenticare, perché veramente ha rappresentato un esempio di grande dignità, di grande nobiltà d'animo, di grande signorilità e soprattutto una persona, forse almeno negli ultimi 20 anni, la più vicina a Eugenio, che ha molto apprezzato la sua presenza così affettuosa e filiale e che si è appoggiato a lei fino all'ultimo. Possiamo ricordare appunto Gina con una poesia di Montale che è Il giorno dei morti, dal quaderno di 4 anni, il libro appunto tradotto in tutte le lingue, ricordo proprio una traduzione specifica in rumeno. La Gina ha acceso un candelotto per i suoi morti. L'ha acceso in cucina, i morti sono tanti e non vicini, bisogna risalire a quando era bambina e il caffè latte era un pugno di castagne secche, bisogna ricreare un padre piccolo e vecchio e alle sue scarpinate per trovarle un poco di vino dolce. Di vini lui non poteva berne, né dolci né secchi, perché mancavano i soldi e c'era da nutrire i porcellini che lei portava al pascolo. Tra i morti si può mettere la maestra che dava bacchettate alle dita gelate della bambina. Morto anche qualche vivente, semivivente prossimo al traghetto. È una folla che non è niente perché non ha portato al pascolo i porcellini.
E per chiudere, Bianca, tu che appunto hai frequentato per vari anni tuo zio, che com'era il Montale uomo, Montale zio in qualche modo? Rispetto... Una persona come tutti i genovesi, con un carattere particolarmente così chiuso. Parlavi dialetto? Ma... Sempre in dialetto genovese in famiglia, il genovese era la lingua madre, insomma. Eugenio, lontano da Genova per 50 anni, quando tornava a Genova in famiglia, parlava con mia madre e con mio padre soltanto in genovese. Non solo, ma a Milano cercava di spiegare i significati delle parole genovesi ai suoi amici che naturalmente non conoscevano il dialetto. Non so, per esempio, certi significati delle parole come angusciuso, come refiuso, come certe cose, c'erano tutte le sue spiegazioni, perché era ovviamente quella la lingua delle sue radici. Ed era un uomo, al di là di quello che è stato detto, proprio per la sua il pudore dei suoi sentimenti interiori, lui non si è mai così esibito, almeno per quello che riguardava i suoi problemi personali, così. Un uomo sostanzialmente di grande umiltà, di grande autocritica, con un senso dell'umorismo critico che rivolgeva non soltanto agli altri ma anche a se stesso. C'è questa, non so, quella battuta della la farfalla di Rinaldo, un uomo in pigiama, in cui gli dice alla signora: ma signora, come fa a sapere che io sono un disgraziato? C'è sempre questo senso di autocritica. E Eugenio, al di là di quello che poteva apparire, amava molto le persone umili, le persone semplici, e ironizzava su certi intellettuali sempre allineati al potere, qualunque regime fosse cambiato, e per questo non era molto amato da alcuni, certo, di questi personaggi. Amava le persone semplici, diceva le sole persone che sono importanti, che hanno qualcosa di interessante da dire. E soprattutto faceva molto bene nascosto, che non ho mai raccontato a nessuno. Io so di come abbia così appoggiato, anche finanziariamente, persone in condizioni di necessità, e come sempre abbia cercato di vivere quella che lui chiama la decenza quotidiana, con un carattere che certamente non era un carattere facile, con un carattere che è rimasto con gli aspetti buoni e cattivi dei genovesi, ma che veramente ha mantenuto sempre anche lontano da Genova, e che molto spesso lo ha fatto apparire diverso da quello che in realtà era, una persona di grande umanità. La mostra è qui nel salone dell'ex Hotel Columbia, che quando abbiamo inaugurato la mostra tu hai ricordato come sia stato l'albergo dove Montale per l'ultima volta nel 67. È stata il comune di Genova, il sindaco Pedulani allora, ha conferito il grifo, uno dei non molti onori conferiti a Genova, perlomeno Montale vivente, e anche dopo sappiamo. E al teatro Duse Albertazzi era proclamare di fronte a una folla di persone che ovviamente non riuscivano ad entrare perché non era un gran teatro. È stato così a contatto con i suoi cultori, con i suoi ammiratori. La cosa più divertente è stata che il comune si era dimenticato di mandarlo a prendere al Columbia e abbiamo preso un taxi, essendoci le code abbiamo fatto circonvallazione a monte per scendere a circonvallazione. Quindi è passato dai suoi luoghi. Sì. E arrivati davanti al Duse, una folla di gente. I vicini hanno detto: fermi, di qua non si passa. E l'autista ha detto: ma cosa c'è qui? E lui: serio, un funerale. Questa è stata la sua uscita, così, alla sua ultima venuta a Genova, insomma. E comunque nel periodo successivo ci si visti molto, molto spesso, ma mai a Genova, anche perché negli ultimi anni non si muoveva tanto volentieri, quindi era più comodo d'estate andare a trovare un personaggio. Va bene, io direi che... Va bene.